Ragazze, allora il video che vi propongo oggi è un video che nasce da una mia idea, diciamo, non mi è stato richiesto, quindi non so se può esservi utile, spero di sì. Mi è venuto in mente, prima mettendomi un lucido alle labbra, che poi ho tolto perché appunto ho pensato di fare questo video, che molte ragazze che magari sono appassionate di lip gloss come me, io amo i lip gloss, io ho un sacco di lucido alle labbra, per me il lucido alle labbra è veramente il prodotto must per quanto riguarda il trucco. Mi è venuto in mente che spesso molte ragazze vanno a bocciare dei gloss perché hanno una scarsa copertura e magari loro cercano un gloss, naturalmente non con la copertura di un rossetto, di una tinta per labbra, però comunque un gloss che dia un colore abbastanza evidente ma allo stesso tempo lucido. Siccome questi gloss ci sono e non sono del tutto introvabili, e io ne ho beccati alcuni, ne ho beccati molto confidenziali, ne ho trovati alcuni, ho pensato di farvi questo video mostrandovi i gloss più coprenti che io ho provato, dandovi appunto delle dritte sui gloss che appunto io ho provato che hanno una buona coprenza. Chiaramente è del tutto soggettivo questo video, perché non tutti i lip gloss danno lo stesso effetto su ogni ragazza, come nessun prodotto di make up ha lo stesso effetto su tutte le ragazze, però spero comunque di potervi dare una mano. Sono per la maggior parte gloss economici, poi ce n'è uno un po' più costoso. E niente, quindi iniziamo subito. Il primo gloss di cui vi parlo è un gloss della MAC, quindi abbastanza costoso, che però non so se lo potete trovare ancora perché io l'ho preso con una collezione limitata. Però, siccome è uscito già in due collezioni, confido nel fatto che possa essere riproposto. Altrimenti, se è da altre marche che comunque sempre alla MAC, trovate del lucido labbra con dei colori simili a questo. Però non è detto che la coprenza è la stessa. Comunque, questo non potevo non consigliarvelo perché lo amo, è il mio gloss preferito ed è questo qui della MAC, della collezione Surf Baby, come potete vedere dal packaging, e questo è un lip gloss e si chiama Strange Potion. Non lo metto a fuoco perché tanto è talmente piccola la scritta che penso che non si legga nulla. Ci posso provare, ma penso che non si legga nulla. Forse si legge. Ed è un gloss che io amo perché, a parte che ha un colore che io adoro, che è questo pesca, che accento ho messo, è un color pesca albicocca, ma poi ha una coprenza elevatissima. Ve lo faccio vedere sulla mano. Guardate. Questa è la coprenza sulla mano. Ve lo faccio vedere indossato. Ok, questo è il gloss sulle labbra. Naturalmente non è la stessa identica coprenza che voi avete sulla mano, però è molto coprente e tra l'altro vi assicuro che è anche molto molto duraturo, perché questo gloss io l'ho usato una volta ad un pranzo e mi è durato tipo per 6 ore, cioè ha una durata altissima, però non è appiccicoso, ha un pigmento che si attacca benissimo alle labbra che lo fa durare tantissimo, quindi questo è il primo gloss. Ok, il secondo gloss di cui vi parlo è sicuramente un gloss molto molto più economico. Ed è un gloss di Essence della linea Nude. Questo gloss è il numero 02 Light Candy della linea XXL Nude della Essence. Questo gloss chiaramente ha una coprenza diversa da quello della MAC perché ha un colore più chiaro, ma vi assicuro che se ben lavorato, se ben distribuito, magari se avete le labbra molto scure come le mie potete andare a schiarirle, ha comunque un'ottima pigmentazione e per un gloss da 1,99 euro è veramente un'ottima cosa. Vi faccio vedere anche qui sulla mano il prodotto. Vi assicuro che anche se il colore è chiaro, si vede benissimo sulle labbra ed è anche molto bello. E tra l'altro il profumo di questo gloss è spettacolare, tipo di vaniglia dolcissimo, buonissimo. Questo è il gloss sulla mano. Come potete vedere ha una coprenza buona. Lasciate perdere che è praticamente dello stesso colore della mia carnagione, però è buonissimo. Lo faccio vedere sulle labbra. Ed ecco il gloss sulle labbra. Come potete vedere, comunque ha una buona coprenza. Anche questo ha una buona durata, anche se rispetto al gloss della MAC ha una presa diversa sulle labbra. Infatti, il pigmento è molto meno concentrato rispetto a quello MAC e anche la consistenza è molto più cremosa, meno appiccicosa e quindi dura un po' meno. Però comunque vi assicuro che ha un'ottima durata per essere un gloss di Essence che costa poco.
continuando sempre con Essence, vi faccio vedere due gloss della linea Stay With Me, che io reputo degli ottimi gloss, sia per la durata, che è veramente elevata, sia per la pigmentazione. Molte ragazze li bocciano sia per la pigmentazione che per la durata, quindi dipende anche qui un po' dalle vostre labbra e anche dalle vostre aspettative, considerando che sono dei gloss da 3 euro. Allora, il primo che vi faccio vedere è il mio preferito in assoluto ed è lo 05 I Like Cotton Candy, che è questo bellissimo colore che sembra un colore banale, ma in realtà è molto particolare, difficile da trovare, perché è esattamente a metà tra un rosa e un viola, perché è un color vino chiarissimo, un color il rosa viola, è veramente difficile da descrivere, quindi è molto particolare, a me piace veramente tantissimo. Tra l'altro l'applicatore che hanno questi gloss è parecchio strano, perché è tipo il seno dell'infinito. Questo dipende molto da quanto le vostre labbra sono carnose, perché se si incastra il labbro in questa conchetta bene, altrimenti usate la punta per stendere il gloss. Comunque vi faccio vedere sulla mano il gloss. Eccolo qua. Cioè, sinceramente è una coprenza che va al di sopra di ogni aspettativa. Guardate qua che bello. Ve lo faccio vedere indossato. Ed eccolo sulle labbra. Ora sembra un po' meno pigmentato, sia perché la luce lo rischiara molto rispetto al colore naturale, sia perché io ho le labbra molto scure, quindi non si vede molto la differenza dal mio colore naturale, però vi assicuro che la coprenza è molto molto alta. Se io andassi a cancellare completamente il colore delle mie labbra si noterebbe molto di più. Comunque il colore è quello, si vede. E tra l'altro questo, come il gloss della MAC, ha una presa molto molto forte sulle labbra, quindi ha un'ottima durata. Ha una consistenza molto simile a quello nude, però è molto più pigmentato e mi piace veramente tanto. Sempre della Stay With Me di Essence, ne abbiamo un altro sul podio. Questo è un colore decisamente più forte e più pigmentato ed è il rosso. Questo è il numero 07 Kiss 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 ed è il colore più scuro dei gloss della Stay With Me. Poi ce ne sono altri fucsia, rosa, però questo è il più scuro. E la pigmentazione di questo gloss è molto elevata, anche se sulle labbra, una volta spalmato, se volete potete metterlo sopra un rossetto rosso e allora carica molto le labbra ed è veramente buono. Se messo da solo, ha sì un'ottima coprenza, però non è esattamente così, quindi è anche un rosso portabile. Ve lo faccio vedere sulla mano, stesso applicatore dell'altro, stesso discorso. Se avete le labbra abbastanza carnose, bene, altrimenti utilizzate la punta dello scovolino. Questa è la scrivenza, anche questa è parecchio forte. Guardate qua che bello, è straordinario. Sulle labbra lo faccio vedere ed ecco il gloss sulle labbra. È molto molto intenso, ma vi assicuro che è modulabile, non deve essere per forza così scuro. Io ora ho caricato molto la mano per farvi vedere bene il colore. E tra l'altro questo qua, se steso sopra una matita, anche color carne, o sopra un primer, e poi tamponato con una velina, vi assicuro che ha una durata ottima, quasi come un rossetto. Ok, lasciando perdere che mi sono tipo tutta zozzata la faccia per togliere il gloss rosso di Essence, adesso parliamo della Kiko. Vi faccio vedere i 3 pencil lip gloss che possiedo, che sono il numero 06, 07 e 08. Sono appunto delle matite lip gloss, quindi non hanno la stessa coprenza di un rossetto, ma neanche la stessa coprenza di un gloss, perché comunque sono delle matite gloss, quindi hanno una consistenza un po' più appiccicaticcia dei gloss, che dura un pochino di più e è un colore un po' più forte. Allora, i colori che ho io, come si vede dalle capsuline, come mi sono messa, mi stavo storcendo tutta, ok, come spero si veda dalle capsuline, sono molto chiari, però vi assicuro che la coprenza è buona. Allora, vi faccio vedere prima lo 06, ve li faccio vedere tutti e tre sulla mano e poi tutti e tre indossati. Eccoli qua, 08, 07 e 06, molto buona la coprenza, ve li faccio vedere indossati. Questo è lo 06, che è molto shimmer, però secondo me è veramente bellissimo. Vedete questo qua. Comunque trovate anche dei gloss molto più scuri di questo, quindi questo qua, lo 06. Questo è lo 07, vedete quanto è pigmentato questo?
Questo è perfetto per quando si vanno a fare gli smoky molto scuri e si vogliono contrapporre le labbra agli occhi scuri, lo 07, quello in mezzo, che sinceramente a me non piace molto perché è parecchio labbra da morto su di me. Però se ci metto sopra un gloss diventa già più accettabile, quindi questo è lo 07. E poi, last but not least, lo 08, questo. Che è il nude che io preferisco, sinceramente, perché è un nude più marroncino caldo. E quindi è molto molto bello sulle labbra. Infine, ultimo gloss di cui vi parlo è questo qua, sempre di Kiko, della linea Extra Volume Lip Gloss. Questo colore qua io l'ho comprato questo Natale, quindi non so se è un colore permanente o se è un colore solo natalizio, però è un colore bellissimo comunque. È questo ciliegia scuro, veramente bellissimo. Non ho ripulito la mano dagli swatch delle Pencil Lip Gloss. Ok, questo è il numero 18. Non so se si riuscirà mai a vedere. Non credo perché è anche a specchio la confezione. Comunque il 18, fidatevi, della linea appunto Extra Volume Lip Gloss. Ed è questo fantastico ciliegia. Intanto anche il profumo è buonissimo. Questo è un gloss molto scuro che mi piace utilizzare quando faccio dei trucchi molto molto chiari. Questo qua, un vinaccia borgogna molto scuro. Ve lo faccio vedere sulle labbra. Ok, questo è il gloss sulle labbra. Io sono andata un attimo a tamponarlo perché avevo fatto un casino stendendolo perché comunque è un colore molto scuro. Però vi assicuro che è pigmentatissimo e poi, come potete vedere, è anche modulabile sulle labbra. Quindi non diventa proprio così. Ed è veramente bello. Niente, ragazze, io ho ridotto un lerdume questo povero fazzoletto per farvi vedere tutti i gloss. E niente, io spero che questo video possa esservi utile, lo spero vivamente. Vi ho fatto vedere i gloss che preferisco io, molto pigmentati. Sicuramente ve li farò vedere in tutorial prossimamente. Quindi io niente, vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo presto. Ciao!